Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video, io sono Giulia, questo è un altro video di Total Drama e oggi parleremo di Ariana Grande. Allora, questa domanda mi è stata fatta sotto lo scorso video e quindi volevo fare questo video. In realtà all'inizio ero un po', non so se voglio fare questo video, però poi ho deciso che devo fare questo video. Personalmente mi sento un po' in debito di fare questo video e vi spiegherò insomma. Allora, prima che iniziamo questo video, volevo dire a tutte le persone, soprattutto le persone che non mi conoscono, a cui non piaccio, eccetera, eccetera, che per me è difficile fare questo video. E anche se sembra solamente un video, in realtà la domanda in sé implica il fatto che io debba parlare di quello che io sento e del motivo per cui io mi sento in questa maniera, oppure del motivo per cui io vedo Ariana in questo modo. Perciò parlerò tanto di me, parlo veramente tanto di me, ovviamente, del motivo per cui io vedo Ariana in questo modo e della storia per cui vedo Ariana in questo modo. Per me è difficile fare questo video, anche se sembra un video stupidissimo da fare, da tanto tempo, per una scelta che ho fatto. Non espongo, se si può dire così, le mie opinioni, i miei pensieri, i miei sentimenti su YouTube, e per me è veramente difficile perché parlare di tutto quello che sento, del motivo per cui sento queste cose e di tante altre cose mi rende vulnerabile, perché è veramente difficile in generale parlare di se stessi. Non so, io almeno lo trovo super difficile come cosa, e anche perché non so chi sta vedendo questo video e non so il motivo per cui questa persona sta vedendo questo video. E personalmente veramente vi prego di avere pazienza, e se vi va di vedere questo video, se vi va di sentire il motivo per cui io vedo Ariana in questo modo, ok? Se invece volete sentirmi parlare solamente di Ariana, questo non è il video per voi, perché parlerò davvero tanto di me. Quindi iniziamo subito. Se mi conoscete da un po' di tempo, a ottobre dell'anno scorso feci questo video dove parlavo di Ariana e dei motivi, secondo me, per cui lei era una diva. Qualche mese prima succedono un paio di cose, e inizio a vedere le cose diversamente. Sono sempre stata molto sensibile alle cose che succedono intorno a me, e sensibile non significa semplicemente che no, mi viene da piangere, eccetera, le sento, ho molta empatia per queste cose. Provare le cose in un modo così profondo e forte mi rende un po' soggetto, perché personalmente mi ricordo anche quando qualcuno mi diceva cose cattive in faccia, cose cattive, mi sembra di avere 5 anni, io non riuscivo a rispondere perché io sentivo come mi sentivo dentro e non avrei mai voluto che una persona si sentisse così tanto male come mi sono sentita io. Ero una persona vulnerabile come tutti voi, dovete realizzare che voi siete tutti vulnerabili e la gente non vuole sentirsi vulnerabile, quindi ho cercato di accumulare tutta quella rabbia, se si può dire così, che io avevo cercato di bloccare, perché no, non posso far sentire. E neanche adesso, se qualcuno mi dicesse non so cosa, io non riuscirei mai a far sentire, a voler far sentire quella persona il modo in cui mi sono sentita io. E quindi un po' accumulandosi questa situazione inizio a creare questa barriera. Guardando indietro veramente non riesco neanche a credere di essere stata quella persona. Non che ho fatto cose terribili o ho ucciso qualcuno, assolutamente no. Cercare di essere una persona crudele. E questa cosa, e questo non significa che ero una persona triste, perché sono sempre stata una persona molto felice. Tutto quel sentimento così ho cercato di rivolgerlo verso gli altri, perché volevo far vedere alla gente quanto quelle persone facevano schifo. Ovviamente verrebbe un video lunghissimo se parlassi di ogni cosa. La persona brutta che consideravo Giulia è tipo, non lo so, si è persa. E sono cambiata completamente, non sto scherzando veramente, e ho iniziato a sentire questa cosa di voler fare del bene, che invece di combattere quello che sentivo, volevo semplicemente cercare di far sentire quella persona che mi stava attaccando
bene, perché così in questo modo non mi avrebbe attaccato. Sinceramente, se io sentissi una persona dirmi queste cose, non ci crederei mai. Tipo, questa persona è fintissima. Il modo in cui lo sto spiegando non rende assolutamente niente. Sono diventata veramente una persona migliore di quello che ero. Ogni volta, ogni giorno, ogni esperienza, ogni sbaglio imparavo qualcosa. E neanche adesso sono quella persona che vorrei essere. Però ci sto lavorando, veramente ci sto lavorando. E ci voglio riuscire, voglio diventare la persona migliore del mondo. Anche guardando al mese scorso, sento che io personalmente sono diventata una persona molto migliore. Cioè, comparando la me stessa del mese scorso e di adesso, mi sento proprio di aver fatto 100.000 passi verso la meta che voglio raggiungere. E quindi guardando quello che è successo 9 o 10 mesi fa, anche se io ero una persona migliore, però vedo che ero molto molto diversa da quello che sono adesso. E sarò sincera, io ho imparato davvero e imparo davvero dagli sbagli. Ogni volta che faccio un errore veramente imparo da quella cosa. Non sto scherzando, non lo sto dicendo solamente perché si dice così. Sì, non mi sono mai vista come una persona cattiva e non credo di esserlo mai stata. Però credo di aver avuto un momento in cui non ero una brava persona semplicemente. E non so come spiegarlo, perché non era proprio che ero una persona cattiva, ero semplicemente, non ero il meglio che potevo essere, non ero la persona migliore. E un'altra cosa che ho imparato col tempo è non giudicare una persona da quello che vedi, da quello che ti dicono. Perché personalmente io, soprattutto nei miei video Total Drama, il video Total Drama è stata semplicemente una specie di progetto che ho iniziato a settembre dell'anno scorso, perché appunto vi ho detto che volevo cambiare e ho fallito in quel punto. Mi sono rialzata, ho fallito, mi sono rialzata, ho fallito, mi sono rialzata, ho fallito, ho fallito, ho fallito, mi sono rialzata, mi sono rialzata. Ho imparato a non giudicare le persone da quello che sembrano, perché io sembro una di quelle persone. La mia vita si gira intorno alle Kardashian, a quello che Justin Bieber fa, alla nuova canzone di Rihanna, a quello che qualche youtuber dice. Veramente no. Sono una persona diversa da quello che sembro e quindi per questo motivo credo che quello che ho detto in quel video era me vedendo una cosa e giudicando quello che ho visto, non era me pensando che le persone non sono tutto quello che mostrano o quello che dicono in dei video, qualsiasi una canzone, in un balletto, e anche che le persone possono cambiare, quindi magari era così, magari non era così perché non la conosco, non l'ho mai conosciuta, o magari era così però è cambiata, perché credo davvero che le persone possono cambiare. E non dico che è semplice, perché è stato difficilissimo cambiare, continuo a cambiare ogni giorno e veramente voglio diventare una persona buonissima, voglio diventare... E so che sembra stupido, sembra che tipo, oh mio Dio, stai dicendo un botto di cavolata. Una persona non è tutto quello che lei mostra, e prendo me come esempio, e una persona può cambiare e prendo me come esempio. E un'altra cosa che voglio dirvi è che perdonare una persona che veramente vuole essere perdonata oppure che non vuole essere perdonata è possibile. E faccio questo video principalmente sul pretesto di Ariana, però come un po' a lezione per tutte le persone, soprattutto più piccole di me. Perché se avete una persona che vi ha trattato veramente male e odiate questa persona, o comunque avete questo sentimento di rabbia nei confronti di questa persona e non sapete come perdonarle o perdonarla o eccetera eccetera, è possibile perdonarli, è possibile cambiare anche se avete preso una strada sbagliata. È possibile diventare una persona migliore, è possibile diventare la persona migliore. So che sembrano frasi così scontate, però sono così vere. E davvero capirete che la felicità è tutta nelle vostre mani. Io non sono mai stata nella mia vita così felice, sono sempre stata molto felice. Ho sempre visto la felicità come un accessorio che puoi avere, invece di una cosa che puoi essere, perché io sono felice, io non ho felicità, io sono felice. E so che tantissime persone penseranno che la mia vita è un'illusione, e quindi volevo dirvi che io sono cambiata e non penso più quelle cose. Penso che Ariana sia una persona fantastica dopo quello che ha fatto. Ovviamente non la conosco, però in qualsiasi modo, anche se facesse quello che ha fatto ancora 2000 volte, non vedrei il male in nessuna persona, anche nelle persone che feriscono più persone. Me non vedere il male nella gente non significa che
mi farò buttare giù da tutte le persone che vengono o che mi lascerò fregare da tutte le persone che vengono. Quello è completamente un'altra cosa. Quello che fai vedere al mondo è un'altra cosa. Forse Ariana è davvero così, gli è servito una cosa come Manchester per cambiare. O forse non era una persona così, è sempre stata una persona così, è stata ritratta come una persona così, la gente l'ha vista come una persona così, la gente ha interpretato quello che faceva in quel modo. E tutte le persone che avevano un'opinione negativa su qualsiasi persona, spero possano cambiare. Il mio modo di pensare è un po' complesso, è diventato sempre più complesso. Ogni volta che divento una persona migliore diventa più complesso e quindi quello che sto dicendo è solamente 1% di quello che penso davvero. Ci sono tanti pro e contro, ci sono tante piccole sfaccettature. Mando un grossissimo bacio. Ci vediamo al prossimo video dove vi prometto sarò di nuovo la Giulia Schermino.